Uè funghetti, un misto da Mino e ben ritrovati in un'altra fantastica puntata della Minecraft Best Build. Oggi andiamo a costruire delle fantastiche mura medievali. Vi invito come sempre a lasciare like ed iscrivervi se vi va. Ora passiamo al video. Inizio da qua perché eravamo rimasti con queste due mura medievali della casa Redstone 4.0 che avevamo utilizzato nella metropolitana. Ora non c'è che fare l'ultimo pezzo di metropolitana con queste mura che oggi farò vedere come fare. Come sempre la base è questa, 1, 2, 3, 4, 5 di arenaria con davanti 5 di quarzo lastre che poi andranno messe sopra in questo modo come sto facendo ora, e ai lati ovviamente dopo i 5 mettere il legno, che questa volta utilizziamo quello di il legno di quercia scura che non abbiamo ancora mai utilizzato, solo che col blu e con il rosa, come avete visto nella copertina del video, ci stanno benissimo. Alziamo gli angoli, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e sopra mettiamo in quelli esterni, come vedete, come avevo fatto nelle altre mura, gli scalini di arenaria. No, niente, sbagliavo anche in quelli interni, vedi, non mi ricordavo bene. Alziamo i pilastri di legno di 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e anche di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eccoci qua. Andando sul retro delle mura, tiriamo su partendo come vedete da questa base, con arenaria, glowstone, arenaria, glowstone, arenaria, e tiriamo su il muro fino all'altezza 9, ovviamente sempre andando a scacchiera, ovvero alternando arenaria e glowstone. Tornando sulla parte principale del muro, ovvero quella davanti, andiamo sotto e vedete come dalle fondamenta e anche qua a scacchiera come deve essere tirato su il muro. Quindi mettiamo la terracotta smaltata blu, quindi 1, 1 e 1, e il vetro rosa qua. Perché vetro rosa? Perché ci piace, molto bello, molto bello. E andiamo avanti su a scacchiera. Ed ecco qua, ragazzi, come si vede da davanti il muro. E ora non ci resta che andare a mettere l'acqua esattamente in questo modo. Quindi 5 secchi d'acqua così. E dietro, ragazzi, vedete, si riempie. E diciamo l'effetto, ora ve lo farò vedere a fine video di notte, è davvero, davvero bello. Per decorare ci servono lastre di betulla, scalini di betulla, staccionata, no, di betulla no, che cosa ci fa qua? Muretto di pietre muschiose, staccionate d'abete e ovviamente le nostre foglie d'abete che le mettiamo qua così sono più raggiungibili. Benissimo. Iniziamo partendo dall'alto e mettiamo due muretti qua e le nostre foglie d'abete sotto. Poi mettiamo uno scalino rivolto verso il basso di qua e uno scalino rivolto verso il basso di qua. Perfetto. Poi andiamo a prendere, non è vero, la staccionata... ci serviva, la staccionata ci serviva perché sono scemo io che non me lo ricordo, quindi mettiamo la staccionata di betulla qui, 1 e 2, e la mettiamo qua, 1 e 2, e sopra foglie d'abete, così, yes. Poi mettiamo, vediamo un po', verso uno, verso l'alto, quindi così, sì, lo scalino, il muretto, scusatemi, di muschiato, un muretto muschiato di pietre muschiose, esattamente. Poi mettiamo lo scalino così, esatto, lo scalino così, yes. Poi fra i due scalini mettiamo la staccionata di abete, poi sotto scalino di betulla, lastra e lastra, e sopra le tre foglie di abete. Vedete che è notte e vedete il muro, quindi le nostre mura che illuminano. Quindi ragazzi, cioè se volete posso mettere, vi faccio vedere anche con le shaders, 3, 2, 1, e voilà! Guardate il nostro muro con la glowstone dietro e fra la parte interna, la parte esterna del muro c'è l'acqua, quindi guardate che effetto dà. Secondo me, ragazzi, è bellissimo. Quindi funghetti, anche questo video è finito, io spero tantissimo sia stato di vostro gradimento, come sempre lasciate like, condividete il video e iscrivetevi per nuovi video di questo genere e ovviamente se vi va, se vi piace il canale. Ci vediamo in un'altra puntata della Minecraft Best Build, da Mino è tutto, ciao funghetti!